Michele BMW, già vista Intermot, ma nuove per il pubblico italiano. C'è la sportivissima, la S1000RR, che arriva a 199 cavalli con l'elettronica HP4, quote ciclistiche riviste. C'è la Naked con estetica di rottura, la forcella rovesciata da 45 davanti e un'elettronica molto sofisticata che percepisce l'angolo di piega. E infine, con lo stesso motore e la stessa forcella rovesciata a lavatreno, c'è la R1200RS per rinverdire il mito di quella sigla. Altri tre modelli BMW dei 5 che arriveranno sul mercato nel 2015. Partiamo dalla moto, diciamo, più significativa da un punto di vista di performance, che è l'S1000RR nella sua versione Model Year 2015, aggiornata in tutti i dettagli che sono fondamentali su questa moto, quindi motore, erogazione, elettronica e sospensioni elettroniche, al fine di continuare nella nostra storia di leadership in questo settore. Tra l'altro questa moto parteciperà al mondiale Superbike l'anno prossimo con BMW Motorrad d'Italia. La seconda novità che abbiamo portato all'Intermot invece rappresenta un passo in avanti di quella che è una moto di grande tradizione BMW, che è l'R1200R, che in questo caso si rinnova con un'accezione però più dinamica e più sportiva rispetto al posizionamento originario. Questo perché secondo noi oggi il cliente o il motociclista moderno richiede di avere su una Naked determinate caratteristiche dinamiche. La terza novità invece è un segmento nuovo, nel senso che è un po' che non ci siamo presenti, ma in realtà non è un segmento sconosciuto alla nostra tradizione, e parliamo in questo caso di una moto turistico sportivo che si chiama R1200RS. Fondamentalmente il motore è lo stesso dell'R1200R, quindi il nuovo motore raffreddato a liquido da 125 cavalli, però ovviamente incastonato in un concept sportivo e turistico con tutti gli aspetti di ergonomia e di comfort che si addicono a una moto di questo livello. Grazie Buzzoni. Grazie a voi. Ciao.